Capitana Fredda è venuta in SA, è stata una bella esperienza, è stata l'azienda che è arrivata all'università. È stato emozionante, è stato bello, il fil rouge che ci ha legati è stato il rapporto con questi ragazzi, ma soprattutto con l'università, la direzione dell'università, che ha saputo cogliere questo fatto importante che è il legame tra azienda produttiva, quindi essere coi piedi per terra, essere sul campo, e l'università. Questo è stato un legame importantissimo, noi siamo stati felici e orgogliosi di partecipare a questa esperienza. Oggi è venuta la SA in azienda, secondo me ci siamo divertiti da morire. Il fil rouge non è stato il rapporto ragazzi, studenti o azienda, ma è stato un gelato. Il fil rouge è stato il gelato di montagna fatto con il latte sopra i 1420 metri. Assaggiare questo gelato è stato emozionante, perché ti ha trasmesso i profumi, le emozioni, il gusto dell'alta montagna. Quando tra azienda e università si riuscirà a creare un simile rapporto di emozioni, di gusti, di tradizioni che possiamo coniugare con i ragazzi nel fatto di sentirsi a proprio agio in azienda, arrivare nelle nostre aziende già preparati al gruppo, preparati non solo tecnicamente o scientificamente, ma preparati a stare in un gruppo, sentire le emozioni, sentire i profumi del loro posto di lavoro. Secondo me riusciamo a fare bingo, e il nostro goal è questo qua, il fatto che questi ragazzi arrivino, si trovino a proprio agio, grazie a voi e grazie a noi che li accogliamo bene, che riescono a esprimere le proprie potenzialità, altrimenti sarebbero represse, perché se tu prendi una mucca e la porti a pascolare in una pianura, non ti potrà mai dare questo fantastico latte di alta montagna, e il gelato non sarebbe lo stesso. Quindi mi auguro con la SA di continuare a fare gelati di alta montagna. Grazie. Oggi abbiamo avuto modo di essere ospiti dell'azienda Fontana Fredda grazie alla gentilezza di Piero Bagnasco, l'amministratore delegato, e abbiamo avuto l'opportunità di conoscere questa grandissima realtà. Spero che questo possa essere un valido contributo per i nostri studenti, che abbiano modo di conoscere questa eccellenza nel territorio piemontese. Questo incontro fa seguito all'incontro avvenuto presso l'università, presso la SA School of Management, che si è tenuto qualche mese fa, e diciamo a completamento di un ciclo di company presentation e di incontri, di eventi organizzati con le imprese. Mi fa piacere questo incontro perché abbiamo avuto modo di confrontarci e di poter constatare che il dialogo continuo tra università e impresa è il fattore che contribuisce maggiormente a rendere l'università inserita nel territorio produttivo piemontese. Spero che per i nostri studenti questo contribuisca veramente un valore aggiunto e possano far tesoro di questa nostra esperienza per il prossimo futuro, che li vedrà coinvolti come attori principali nelle loro prossime esperienze lavorative.